non ce l'aspettavamo proprio. Come sta? Adesso perfettamente, non c'è nemmeno una linea di febbre, è stato proprio il parto penso più strano che abbiamo vissuto per il numero dei cuccioli, ma nella maniera più, forse più regolare che poteva essere. La mamma si chiama? Nebula del Sole e della Luna Lab. E il papà? Ciccio per gli amici, e in realtà Big Revolution come te nessuno mai. A Montelupone il parto record. La scorsa settimana sono nati 14 cuccioli da Nebula, una Labrador Retriever di quasi 3 anni. Un vero e proprio primato nazionale, secondo solo a quello avvenuto in Scozia nel 2014, quando di cuccioli ne nacquero 15. Quando è accaduto questo lieto evento e soprattutto quanto è durato il parto? Allora, il parto è iniziato mercoledì sera alle 21 per terminare giovedì sera alle 22. 25 ore di parto e Nebula come ha reagito? Nebula è stata bravissima, lei ha sempre mantenuto la perfetta calma e gestione della cucciolata. È arrivata alla fine perfetta, ha saputo accudire tutti i cuccioli in maniera proprio precisissima. Già al momento ha iniziato a dividerli per numero in modo tale che tutti quanti mangiassero in maniera precisa la loro dose, insomma, di latte. Lo svezzamento durerà 60-70 giorni, poi saranno pronti per essere adottati con tutte le vaccinazioni e controlli fatti, il pedigree e soprattutto le raccomandazioni rivolte a chi desidera avere un cucciolo. Noi la prima cosa che consigliamo innanzitutto è che la famiglia deve essere estremamente cosciente del fatto che sta per arrivare un nuovo membro della famiglia, non tanto un cane quanto un membro della famiglia. L'allevamento di Montelupone, creato da Kabir e Norma, moglie e marito, è nato nel 2012 dalla grande passione per i loro cani, che trattano come componenti della famiglia, una famiglia molto allargata. In effetti non ce l'aspettavamo, anche se avevamo un po' avuto già l'intuito facendo selezione e allevamento da più di 10 anni, vedendo appunto il pancione enorme che aveva la nostra cucciolona. Noi gestiamo questo allevamento riconosciuto ENCI, ormai da anni, si chiama la Casa del Sud della Luna, come attività per pura passione, quindi non viviamo di questo nella vita, ci tengo a ribadirlo, per poter consentire ai nostri animali di vivere nel migliore dei modi e dare loro una qualità della vita ottimale. E questa cucciolata appunto è nata da un'accurata anche selezione data sia dal maschio della femmina, e sono ambedue due esemplari del nostro allevamento. Ci teniamo molto a dare uno stile di vita ai nostri cani elevato, infatti li teniamo sempre liberi H24 su tutto il giardino, lo spazio che abbiamo dedicato a loro.